Il 2 maggio scorso mi trovavo in Grecia, nella regione di Kaposunio. Un promontorio che guarda al Mar Egeo, dove c'è uno splendido tempio dedicato a Poseidone. La mia attenzione fu attratta da un gabbiano reale. Che stando al largo girava attorno a un punto ben determinato. Immediatamente punto la mia macchina fotografica, spingo il teleobiettivo e mi accorgo che si tratta di un mammifero marino. Sul momento pensai a un cetaceo, ma dopo una disamina delle immagini mi accorsi che si trattava di una foca monaca. Rarissima, una specie in via d'estinzione, e l'ho filmata proprio mentre mangiava. Devo dire che ancora io non ho visto scene del genere, ne ho viste tante di scene di foca monaca, ma non mentre fa l'attività di predazione. Nello specifico scuoteva nervosamente la preda, un polpo. Sono immagini che io vi offro e che credo siano molto, ma molto belle, indicative di un mare che ancora è vergine e dove ancora la natura è sovrana. La foca monaca è presente in tutto il Mar Egeo, quindi le coste turche, le coste di Cipro, della Grecia e poi quelle libiche, tunisine e del Marocco. E naturalmente il più grande nucleo lo troviamo in Mauritania.